Salve, sono le voci Ivan, sono lo zootecnico dell'azienda agricola Lenti. Ci troviamo alla Lamezia Terme in Calabria. L'azienda è multifattoriale, ha all'interno il suo allevamento di bovini da 300 vacche in mungitura, produciamo latte alta qualità per la centrale del latte di Calabria, l'Assolac. Ha una parte dedicata all'oleificio con 300 ettari di olive, ha un'ulteriore parte dedicata alla vigna, dove abbiamo 100 ettari di vigna e una cantina di trasformazione di prodotti e infine ha un mega di biogas. L'azienda inoltre ha un centinaio di ettari di semi nativi, nel quale in rotazione facciamo del mais irrigato a manichetta, del sorgo e due tipi di miscugli autunno-vernini, uno a base di leguminosa, uno a base di graminace. Quello a base di graminace è destinato apposta per la transizione e le asciutte perché è povero di potassio. Attualmente abbiamo una gestione divisa per gruppi di tipo alimentare, dove abbiamo diviso la mandria in un posparto, posto in cui gli animali vengono seguiti a livello sanitario. Da alcuni anni gestiamo i gruppi in questo modo. Abbiamo dei gruppi di preasciutta, dove gli animali stanno mediamente una settimana per poter calare il latte e passano dalle 3 alle 2 mungiture. Una fase di asciutta, una fase di transizione dove dividiamo gli animali in pluripare e manze. Nella fase di transizione gli animali stanno mediamente dai 21 ai 28 giorni, le vacche, le manze stanno dai 28 ai 36 giorni. Io mi chiamo Cristiano Ossensi, sono un nutrizionista a Tecnozoo. Abbiamo iniziato una collaborazione presso l'azienda agricola Lenti nel 2015, iniziando proprio dalla fase di close up. L'abbiamo iniziato in comune accordo con il farm manager dell'azienda per risolvere alcune problematiche legate al postparto e per migliorare quelle che erano le performance sia produttive che riproduttive della mandria. Utilizziamo una dieta anionica, ADCAD parziale, ovvero attraverso l'utilizzo di sali anionici. Per verificare che l'acidificazione sia efficace e sufficiente, misuriamo il pH delle urine una volta alla settimana, massimo ogni 15 giorni, a 4-6 ore dal pasto principale, ovvero dopo che è stato scaricato l'Unifeed. Il DCAD parziale è una tipologia di razionamento in cui non si utilizza elevati quantitativi di sale anionico, ma il pH delle urine deve essere compreso tra 6,2 e 6,8, in ogni caso inferiore a 7, tale da stimolare una acidificazione compensata che permette un aumento della movimentazione del calcio dalle ossa, ma non tale da compromettere quelle che sono le normali funzioni fisiologiche dell'animale. Il pH delle urine, come abbiamo già detto, lo misuriamo una volta alla settimana, ogni 15 giorni, dopo che l'animale è stato messo in gruppo di close up da almeno 6-7 giorni. Ivan, allora diamo un'occhiata ai dati del 2018. Per quanto riguarda le vacche eliminate nei primi 60 giorni siamo sotto il 3%, e anche per quanto riguarda le patologie nel postparto siamo ampiamente nel benchmark, con un 5% di ritenzioni, un 8% di metriti e appena un 0,5% per quanto riguarda le piogge. Controlliamo l'Unifeed, l'umidità è giusta, tra il 46 e il 48%, ha un buon profumo, il taglio è adeguato, abbastanza lungo per stimolare la luminatività, abbastanza corto per evitare che l'animale possa selezionare, e anche loro sembrano gradire. Buongiorno, sono Giuseppe Scaramuzzino e sono il veterinario aziendale dell'Agricola Lenti. Lavoro in questa azienda da dicembre 2017. Mi occupo della parte sanitaria e quindi tutto quello che riguarda sia la riproduzione che le varie fasi, tra cui la transizione, insieme a Cristiano Sensi. I miglioramenti che abbiamo avuto sulla fertilità, sulla parte sanitaria della mangia, uniti al raffrescamento, ci hanno permesso da inizio anno di produrre mediamente
3 litri di latte in più rispetto all'anno precedente. In alcuni mesi abbiamo superato i 4 litri di latte in più.